Sicuramente il tema dell'impatto dell'intelligenza artificiale sulle risorse di personale in organico negli enti è un tema delicato, sensibile, che noi stiamo affrontando dal punto di vista ovviamente di un ente di ricerca che ha già al suo interno competenze particolarmente elevate, particolarmente flessibili, orientate già al cambiamento. Ci sono però sicuramente aree di competenze e di risorse che non sono ovviamente quelle della ricerca, ma sono quelle appunto della struttura gestionale amministrativa, per le quali sarà necessario avviare percorsi di formazione per integrare le competenze. Esiste anche una piccola quantità di competenze che probabilmente non potranno essere integrate. Parliamo di figure professionali come gli operatori, per i quali evidentemente già il reclutamento a monte è legato a funzioni di tipo sociale, perché si tratta tendenzialmente di categorie protette, ma ci sono anche delle attività per le quali l'integrazione con l'intelligenza artificiale potrebbe mai non realizzarsi. Banalmente un esempio potrebbe essere quello degli autisti, su cui difficilmente, non avendo ancora guida assistita nelle vetture a noleggio, sarà impossibile realizzare questo processo. Tendenzialmente però è questa quarta rivoluzione industriale, diciamo, che emerge dai dati che ci sono stati presentati e illustrati sia al forum sia anche in questo interessante evento, comportano una responsabilità molto alta per i manager di qualunque organizzazione, per un ente di ricerca tanto più, perché implementare i processi di intelligenza artificiale non può non tener conto del fatto che sicuramente ci sono delle competenze che saranno a rischio emarginazione, e per le quali, al di là del fatto che su quelle funzioni non si replicherà un reclutamento nel momento in cui c'è un'attività sostitutiva realizzata attraverso l'intelligenza artificiale, quello che non potrà mai realizzarsi, come pure è stato già esposto dal ministro nell'intervento al Forum PA, è che queste persone non saranno comunque espulse dal mercato del lavoro pubblico per le note rigidità, appunto, del rapporto di lavoro pubblico.